Come ogni domenica, Telemonte Cronio trasmetterà domani mattina in diretta dalla Chiesa dei Cappuccini a partire dalle ore 11 la celebrazione della Santa Messa. Proprio ieri pomeriggio sono arrivate dal Cardinale Francesco Montenegro nuove disposizioni per l'Arcidiocesi di Agrigento. Tra le novità più rilevanti, la riapertura delle chiese, seppure limitata alla mattina fino alle ore 12, e per la preghiera personale dei fedeli. Un'iniziativa comunque importante, un segnale che la Chiesa agrigentina ha voluto dare alla comunità, come conferma questa mattina l'arciprete della città di Sciacca, padre Giuseppe Marciante. Certamente è un passo avanti per quanto riguarda questo percorso di vita così strana che stiamo vivendo, avere le chiese chiuse. E per la nostra gente potrebbe essere anche una possibilità gioiosa di poter avere l'esperienza di un incontro personale col Signore. Ecco perché il decreto del Vescovo mira esplicitamente a dare la possibilità a chi può naturalmente. E naturalmente rispettando tutte le precauzioni stabilite dal Ministero degli Interni, cioè venire con le mascherine, con i guanti, con la distanza sociale, avere la possibilità con tutte queste precauzioni di entrare in chiesa, fare la sua preghiera, la sua esperienza di adorazione davanti a Gesù sacramentato. Naturalmente tutto questo comporta una vigilanza da parte nostra di non permettere che si ritorna in chiesa con diciamo, la tentazione di parlarsi, di stare insieme, di passare un po' di tempo davanti alla chiesa, ma uno deve sentire veramente il desiderio della preghiera. Padre La Marciante, già da possibilità. stamattina le chiese di Sciacca sono state riaperte? Io personalmente la chiesa madre la aprirò domani mattina perché devo avere anche tempo di consultarmi con il consiglio pastorale, con tutti i vari gruppi parrocchiali, per vedere se possiamo trovare dei volontari che naturalmente vengano con un turno possibile a vigilare questa dovuta cautela che è essenziale, perché non vogliamo che la riapertura delle chiese diventi un'occasione per non contenere il contagio. Rimangono invariate le disposizioni sulle esequie, vietati i funerali e cortei funebri. È il capitolo più doloroso, ha rimarcato il cardinale Montenegro, che invece ha disposto che è possibile celebrare i battesimi e i matrimoni, ma con l'esclusiva presenza degli interessati e dei pochi testimoni. Hanno ugualmente scelto tutti di rinviare, ci dice l'arciprete Marciante. Assolutamente, anzi ti dico che tutti quelli che hanno matrimoni già segnati anche sino a settembre stanno pensando di rinviare al 2021. A nessuno piace celebrare le proprie nozze con i parenti più intimi, i genitori e i soli testimoni. E quindi già tanti fidanzati, quasi tutti, mi hanno telefonato in queste settimane per trovare un'altra data disponibile non solo alla fine dell'anno del 2020. Qualcuno da aprile, maggio l'ha spostata a dicembre, ma spero che questo possa essere possibile. Però tanti già hanno scelto il 2021, proprio Anche la stamattina. stessa cosa per i battesimi. Assolutamente non ci sono richieste per i battesimi, non ci sono richieste, anzi tutti quelli che avevano già programmato il battesimo per i propri bambini non ne hanno neanche telefonato, quindi vuol dire che è scontato rinviare tutto. Quindi possiamo dire che la Chiesa sta cominciando a sua volta a programmare la ripartenza, ma con tutte le precauzioni del caso. Certamente una ripartenza ci vuole, ci vorrà, è necessaria la parte nostra, quella vigilanza attenta, perché le persone devono essere, già lo sanno, perché vivono tanta paura. Guarda, io vedo nel volto delle persone tanta tristezza, tanta paura, anche perché si teme il contagio, si teme anche di contagiare. Allora questa distanza sociale sta certamente maturando tutti noi a curare la possibilità di guarire tutti insieme. E quindi anche stamattina parlando con un mio confratello che ha aperto la chiesa e diceva non è che c'è stata tanta, tanta affluenza, qualcuno è venuto perché la gente è chiusa a casa piena di paura, la gente è chiusa a casa e ha paura di uscire, ha paura di uscire. Quindi se la chiesa ha aperto questa porta è un dono, è una possibilità per chi può, per chi ha le possibilità, perché se uno sta lontano da una chiesa, come fa a muoversi? Ma chi sta vicino a determinate chiese può avere la possibilità durante la giornata di
stare 5 minuti in preghiera per sé e per tutta la comunità e per tutto il mondo, perché sono convinto che in questo momento pregare insieme a casa e avere la possibilità di pregare davanti a Gesù sacramentato è una ricchezza per il bene dell'umanità.